troppo in alto. Allora, Willy Fuxova è notizia recente, il nuovo responsabile tecnico del settore para-archery della Federazione Italiana Tiro con l'Arco. Intanto complimenti e in bocca al lupo. E poi, che lavoro sarà, Willy? Ricevere questo incarico ovviamente per me è un grande onore. E il lavoro non sarà facile, non sarà facile perché prendere il posto di una persona come Marco Pedrazzi, ex, anche se è una brutta parola, ex commissario tecnico, non sarà facile. Marco è un grande professionista, è uno fra le persone più preparate nel mondo para-archery sicuramente. E è ovvio che con Marco continueremo a collaborare perché lui è al mio fianco e io metterò tutto l'impegno possibile e immaginabile sicuramente per fare un buon lavoro e per non fare sfigurare chi ha voluto darmi questo incarico. Inizia un nuovo quadriennio, sarà un lavoro lungo, chiaramente la prospettiva è quella di Rio de Janeiro. Dove dovrete lavorare, Willy? Ma attualmente tutte le attenzioni sono puntate sulla squadra maschile. Non abbiamo più Oscar De Pellegrini, che oramai è diventato un consigliere nazionale, e quindi riuscire a trovare uno che sostituisce Oscar non sarà facile. La squadra va del tutto ristrutturata, noi siamo qui per questo, per dare un'occhiata già agli atleti che abbiamo a disposizione. Poi abbiamo una squadra maschile, una squadra femminile che a Londra ha fatto un gran bel lavoro, sistemata, va riconfermata, e sicuramente a Rio andremo a prenderci ciò che non ci è stato dato, ciò che abbiamo lasciato a Londra. Sono tanti i settori sui quali dovete lavorare, non solo l'olimpico femminile, hai detto l'olimpico maschile, e anche il compound. Anche il compound va ristrutturato, il nostro, abbiamo una new entry anche nello staff tecnico, Antonio Tosco, persona di grande, grande esperienza, a lui toccherà l'incarico e l'impegno di ristrutturare questa squadra maschile compound e anche la squadra femminile. Io qui oggi ho visto delle new entry femminili molto interessanti, giovani, che sicuramente daranno un grosso apporto alla squadra femminile compound. Uno degli obiettivi per arrivare a Rio de Janeiro con un numero sempre maggiore di atleti è quello appunto di ampliare il raggio d'azione della nazionale para-archery, quindi trovare nuove leve, lavorare anche sui giovani, un lavoro certamente non facile. Sì, c'è in cantiere un nuovo progetto, quello proprio della promozione, cercare nuovi atleti sul territorio, ma anche di formare nuovi tecnici che collaboreranno con noi su tutto il territorio. Ecco, un lavoro lungo, noi vi auguriamo veramente, vi facciamo il più grande in bocca al lupo. A iniziare da quest'anno, che comunque presenta già un impegno internazionale importante, i campionati del mondo di Bangkok, in un periodo un po' particolare, Willy, perché si disputeranno a novembre. Allora, si disputeranno a novembre, è un periodo particolare, ma il clima nostro ci aiuta tanto, non è che noi abbiamo queste temperature così basse già ad ottobre, perciò dico che il periodo non è proprio così contrastante. Certo, è un impegno importante, un impegno che ci dobbiamo preparare e che sicuramente non vogliamo sfigurare. E allora in bocca al lupo e buon lavoro a Willy Fuxova. Grazie e crepi il lupo, buon lavoro a tutti.